troviamo in Valtellina, in provincia di Sondrio, a Grosio, lungo la sponda rocciosa della Rauschera. Un cittadino virtuoso ha realizzato un giardino incantato che ci riporta alle suggestive atmosfere della Catalogna. Lui si chiama Nicola di Cesare, umile e riservato, di una semplicità che disarma e lascia ammirati, ma anche simpaticamente ironico, capace di raggiungere con le sue battute genuine i suoi interlocutori. Abruzzese di nascita, valtellinese di adozione, residente a Grosio, Nicola, o meglio Nicolino, è poco amante del clamore mediatico. Per lui è naturale darsi da fare in silenzio e creare per la sua comunità. Realizzo il mio giardino per hobby, così, senza un vero motivo. E poi sorride, con timido imbarazzo. Del resto, a volte, i motivi vanno intuiti e non servono spiegazioni. C'è chi dona al prossimo i propri libri, scritti con parole auliche e desuete, e c'è chi invece, come Nicola, preferisce creare con le mani autentici capolavori che restano tatuati nella mente per sempre e tolgono il fiato dallo stupore. Lui lavora da oltre 40 anni in silenzio, sotto il sole, con lo sguardo schivo, ma profondo e più espressivo di qualsiasi discorso. Sceglie con cura piccoli sassolini e pezzetti di terracotta, vetro, ferro, materiali di risulta e crea, con assoluta maestria, minuscoli mosaici dalle forme oniriche. Occhi rivolti al cielo, sempre ripercorrendo il passato, un passo alla volta, e ogni passo diventa un gradino, una salita verso l'alto del suo magico castello per svettare verso mondi accessibili solo a chi possiede il forte sentire, universi per imparare a riflettere e a ritrovare se stessi. Non contano le scarpe che usi, ma le impronte che lasci. Un castello incantato di oltre 50 metri di altezza, dove fra archi e muretti troneggiano anche oggetti della quotidianità rurale. 210 gradini e oltre 40 anni di lavoro che proseguono anche oggi. Come nasce, Nicola, un'opera di questo tipo? C'era un muro dietro casa, non era... era un po' pericolante, ho richiesto all'impresa se... ma il prezzo non mi pareva un po' eccessivo, allora ho detto lo faccio da solo. L'ho cominciato da lì. Quindi pezzetto dopo pezzetto è nato questo giardino meraviglioso. Dove li trova questi pezzettini colorati? Mattoni, vetri, differenziata, specchi, parafanghe dalle macchine. Un giorno cercavo il rosso, non ne trovavo, è arrivato uno, ha fatto il parcheggio, ha picchiato addosso il cancello, ha trovato il rosso. Quelli sono tutti da... Quindi molto creativo? No. Mi serviva il rosso e l'ho trovato. Altrimenti mattoni si rompono e si avanti. Quante ore al giorno lavora? Non ho mai contato. Nicola, la moglie è contenta di questa, di quest'opera? Contentissima. La sera, di giorno non ci sono, la sera arrivo a casa, sono stanco, non la tormento perché vado a dormire dalla stanchezza, allora contenta due volte. Anima dolce Nicola, attento alle piccole cose, intenerito dagli oggetti ormai in disuso, quelli che vengono gettati via, lungo pendii erbosi o nelle discariche perché estinti, sbrecciati, non più utili, silenziosi testimoni di storie archiviate. Lui li raggiunge con l'occhio della meraviglia, li salva dalla distruzione, li ricicla, ridona all'inanimato una nuova dimensione, una nuova luce e li restituisce a noi trasformati in sfolgorante bellezza. Un insegnamento prezioso per tutti. Raccoglie antichi manufatti, sculture religiose, angeli in gesso gettati via da mani insensibili. Ha recuperato anche una vecchia lavatrice manuale. Le interviste non sono il suo habitat naturale. E si schermisce tra battute e silenzi. Nicola, ci descriva un po' le figure che ci sono all'interno di questi mosaici. Gli unici scarapocchi che riesco a fare, ho fatto le scuole alte, ero solo al quinto piano, ma... E questo Cristo? Trovato la differenziata. Hanno buttato via anche il Signore. In molti dicono che il suo stile ricalca l'artista Gaudì. In effetti, i giochi geometrici variopinti, l'insolita combinazione di mattonelle, i ricami alle greche dalle forme di animali e foglie, di conchiglie, ricordano quelle atmosfere suggestive. Ma in verità Nicola l'arte di Gaudì non la conosce affatto. Ha vissuto in Italia e mai ha visto le sue opere, tantomeno è stato in quei luoghi.
rammenterà senza dubbio l'architetto di Dio, ma il talento di Nicola è unico e nasce dal suo personale estro. Lui dice di non averne, di saper fare solo scarabocchi, cuori e ghirigori, ma i suoi cuori tratteggiati sul sasso, gradino dopo gradino, sono qualcosa di raro per un luogo senza tempo, di quelli da mille e una notte, dalla bellezza straordinaria. Un tappeto volante che ti conduce verso la strada del cielo, della pace e della meditazione. Qui si rigenera l'anima e le mani di Nicola sono guidate da energie di luce per portare a tutti noi una magia incommensurabile. E questo come nasce? Una damigiana. Qui c'è uno zucchino, quelli decorativi, imbalsamato. Ma è meraviglioso! La mia mano, giro col sac à poche e dopo vi appresso con i sassolini. Bravissimo. Quando si diventa vecchia si ritorna come all'infanzia. È un gioco, un passatempo. Se fai del bene, dimenticalo. Se fai del male, pensaci. Come mai, Nicola, questa scritta? Un messaggio che forse si propaga e si rifletta quello che ce l'ha scritta. Come nascono gli archetti, Nicola? Semplice. Prendo un pezzo di tubo, tagliato a metà, questo è adesso intero, ma intero servirebbe per fare la colonna. E dopo prende su. Viene legato, gettatolo con spezzone di ferro. Quando che è secco, si tira via. Bravissimo. Senza chiodi, senza cemento, senza tavole, un pezzo di filo di corda, le leghe insieme, quando che è secco si disarma. In montagna, fatta la nuova canalizzazione, era avanzato un pezzo di tubo e mi è venuto di fare gli archetti. Ho detto no, non è per l'estetica. E perché a rifare con i sassi è fatica a portarle da giù in fondo fino qui. Allora ho pensato di farle vuoto, si risparmia i sassi, il cemento, e viene uguale. Fa tutto da solo lei? Tutto da solo. Un creativo innamorato del mondo, al quale regala messaggi che vanno capiti, nonostante le sue poche parole, centellinate a gocce. Il sabato e la domenica è un'invasione di gente, da Livigno, da Varese, da Como, Val di dentro, Val di sotto. Nicola, qui ha scritto sto invecchiando, come mai? Se guarda bene c'è 18,250. Ho 70 anni e mi accorgo che sto invecchiando un po' troppo alla svelta. Cosa rimpiange della gioventù? Niente. Attento agli accadimenti, Nicola ha creato pure un'installazione nell'auspicio che si possa debellare il coronavirus. Una vera e propria tomba per salutare per sempre il Covid. Qui a Grosio il coronavirus è morto. Infatti Nicola ha fatto la tomba. Perché Nicola la tomba del coronavirus? Perché con la speranza che vada via più presto, che marcisca più presto possibile, ho fatto già la tomba e morta lì. Morta lì. E così a Grosio svette il magico castello, forgiato sasso dopo sasso da un artista geniale. Nicola ha ricevuto tantissimi ringraziamenti da parte di valtellinesi e non solo per la creazione di quest'opera, anche da una validissima artista tiranese, Vilma Del Simone. Ringrazio la signora Vilma del pensiero. Un'opera straordinaria, un luogo incontaminato, fuori dal tempo, sospeso in una pace eccezionale. Una creazione iconica, un placido regno che non può e non deve passare inosservato e meriterebbe senza dubbio un riconoscimento ufficiale e un grazie da parte dell'intera comunità. Ci si augura che questo possa avvenire al più presto. Ça se bouche, voilà les portes sans retouche de la vainqueur. Je partis en comme il me prend de ses bras. Il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit le mot d'amour, l'amour de tous les jours. Et ça.
tout voler, dont je connais la cause. Celui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il m'a la vie, la jurée pour la vie. Ah, ah. Dès que je l'aperçois, alors je suis à moi, mon cœur qui bat. Dalla disarmante dolcezza, Lucia Capalbo, cantante tiranese, ha conquistato da anni il pubblico della Valle non solo. Emozionante, struggente, coinvolgente, il suo modo di comunicare la sua arte è caratterizzata da un candore raro, di grande eleganza, che lascia ammirati gli esterrefatti. Una passione nata fin da bambina, la sua ereditata dal padre, fisarmonicista tenorile. Numerosi concorsi che l'hanno vista protagonista e spesso prima in classifica. Appassionata di cantautorato italiano e musica internazionale, canta con profondo rispetto per l'arte musicale. Fedele a se stessa, si rivolge a cuore aperto a chi l'ascolta. Un ascolto che si conferma ogni volta ricco di fascino. Lei guarda le cose con occhi d'amore, sempre. Molto apprezzata, si esibisce spesso in duetto con il marito Roberto. Lucia, come è iniziata la tua carriera? Ho iniziato a cantare da piccolissima, anzi addirittura mi dicevano che forse ho iniziato prima a cantare e dopo a parlare, perché è stato un amore da quando ero proprio bambina. Mio padre cantava molto in casa, era un amante di Claudio Villa, di quei grandi cantanti del tempo, e io dietro lui cantavo, ascoltavo musica, mi sono appassionata alla musica e così ho iniziato pian piano un po' di concorsi a livello locale, poi fino a livello nazionale e vari eventi, e l'amore per la musica mi accompagna, mi ha sempre accompagnato e mi accompagnerà sempre. Un talento dal grande cuore, anche quando l'artista offre la sua voce per iniziative solidali, per la lotta contro la violenza in genere o in serate dedicate alla raccolta benefica di fondi per iniziative legate alla ricerca. Una creativa che riesce ad emozionare molto e ci convince per il suo stile musicale che lascia il segno. To press my cheek to the thrill that I never know. You smile, and ever's fair woman's kiss. Capolavori morbidi che scaldano le pareti degli ambienti, un'emozione di colori che accarezza l'anima. L'autrice di tutto ciò, Mariangela Tenni, tiranese. Da cosa nasce questa creatività? Allora, parto col dire che sono un'autodidatta. Ho imparato parecchi anni fa a fare patchwork e mi sono appassionata a questo tipo di patchwork che si chiama Snippet Sensation, cioè pezzettini di emozioni. Ci sono tutti questi pezzi di stoffa che vengono attaccati, uniti tra di loro mediante delle cuciture, e le stoffe sono quasi tutte tinte da me, con i colori del batik e anche con i colori naturali che vengono dalla natura. Poesie di stoffa colorate e tangibili che emozionano cuore e sguardo e trasportano in universi da favola, unici e dalla bellezza sconfinata. L'arte di Tenni piace, fin dall'inizio ha conquistato un'intera Valtellina e da tempo è uscita dai confini locali per approdare anche all'estero. Il suo talento le permette una facilità compositiva di alto valore interpretativo.
toni delicati e soffusi, specchio del suo sentire, che tende a una realtà serena dalle sfumature rubate, alla verdeggiante dolcezza della natura, dei paesaggi, al trascolorare delle stagioni, ai fiori, ai meridiafosi, ai romantici tramonti. Ma non solo, lavori che sanno lanciare anche messaggi sociali per ricordare l'importanza degli autentici valori e del rispetto della dignità altrui. Questo è un lavoro che ho fatto per un contest sulla violenza contro le donne. Avevo immaginato questo mondo grigio in bianco e nero dove la donna poi rinasce colorata a colori. Da anni la sua arte tessile si è imposta all'attenzione della critica per la naturale forza espressiva, numerosi riconoscimenti ricevuti, così come le esposizioni. Sì, questo è un lavoro a cui tengo particolarmente per due motivi. Uno, perché ci sono i colori, la nostalgia, infatti si intitola Nostalgia, la nostalgia di Venezia, del tramonto dei colori delle gondole. E poi perché sono riuscita con questo lavoro a partecipare a una mostra alla Camera dei Deputati. Del resto, un certosino operare e una mano fortunata regalano a Mariangela Tenni il successo che merita.